Carlo Ripa di Meana è morto. A distanza di due mesi dalla scomparsa di Marina. Carlo Ripa di Meana è stato un politico e ambientalista italiano. È stato parlamentare europeo, commissario europeo per l'ambiente e ministro dell'ambiente. È stato, inoltre, portavoce dei Verdi e presidente di Italia Nostra. Nel 1982 sposò Marina Ponturieri, già moglie di Alessandro Lante della Rovere. I due sono rimasti insieme fino alla morte di lei avvenuta il 4 gennaio 2018. Lui era malato da tempo ed è morto all'età di 89 anni in un ospedale romano Carlo Ripa di Meana. A darne notizia il figlio Andrea in una telefonata all'ANSA. A meno di due mesi dalla scomparsa della dorata moglie Marina si è spento oggi pomeriggio, dice il figlio che ricorda come il padre Carlo sia stato uomo politico e di cultura socialista e ambientalista, parlamentare, ministro della Repubblica, presidente della Biennale del Dissenso e di Italia Nostra. Mio padre, aggiunge il figlio, è morto assistito con amore dal figlio, dalle sorelle e fratelli. Marina se n'è andata esattamente come ha voluto e deciso. Da grande ama quale era, scrisse la rivista oggi, ma il destino le ha voluto però giocare l'ultimo atroce scherzo. Negli ultimi giorni di insopportabile dolore, il suo pensiero è sempre stato per l'amato marito Carlo Ripa di Meana. Lui, molto malato da tempo, chiuso nel suo mondo che ha i confini di una comoda camera con bagno ricavata nel grande appartamento romano in zona cola di Rienzo, non doveva sapere, non doveva essere turbato e scosso da tanta sofferenza. Come spiegò dunque il settimanale, Marina è morta a pochi metri di distanza, in un'atmosfera ovattata costruita minuziosamente perché lui non si accorgesse di nulla e fosse poi informato col dovuto tatto e garbo. Invece, Carlo ha acceso il televisore e un telegiornale gli ha sparato in faccia la notizia come un calcio di mulo. Nell'ottobre scorso c'era stato l'ultimo viaggio della Speranza, a Parigi, al celebre istituto dei tumori Gustave Rossi, scrisse il settimanale. Dottori di gran nome e fama avevano sfogliato quasi con distacco i fogli della sua cartella clinica. Mi hanno fatto pagare 500 euro per la visita solo per dirmi che dovevo continuare coi protocolli terapeutici che già stavo seguendo, si è lamentata Marina con gli amici più cari. Fino alla scelta di ricorrere alla sedazione profonda.